attenzione, perché grazie al perfezionamento degli accordi per lo scambio di informazioni tra gli stati, stipulati al fine di implementare la trasparenza fiscale a livello internazionale, l'Agenzia delle Entrate dispone ora di nuovi strumenti per il recupero con accertamento fiscale delle imposte evase sui redditi prodotti all'estero dai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. L'Agenzia delle Entrate sta infatti procedendo all'invio di comunicazioni volte a favorire l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti rispetto agli obblighi fiscali collegati ai redditi esteri e alla compilazione del quadro RW per il monitoraggio delle attività e degli investimenti detenuti all'estero. Tutti i contribuenti che, dopo la ricezione delle predette comunicazioni da parte del fisco italiano, non regolarizzano la propria posizione fiscale o ancora non forniscono la prova della legittimità del proprio comportamento, saranno nel mirino del fisco, con la possibilità di ricevere avvisi di accertamento per il recupero a tassazione delle imposte evase e l'applicazione delle sanzioni di legge. Come ti accennavo poco fa, l'Agenzia delle Entrate si fa portavoce dell'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti di quei contribuenti che hanno omesso di dichiarare in tutto o in parte le attività finanziarie, come il conto corrente, detenute all'estero, così come richiesto dalla normativa sul monitoraggio fiscale. Dunque, mediante la compilazione del quadro RW e gli eventuali redditi derivanti da attività estere. A chi verranno inviate queste comunicazioni? Beh, le categorie più a rischio sono senza dubbio i contribuenti che presentano delle anomalie fiscali più evidenti o comunque i soggetti ad alto rischio di evasione fiscale. Queste comunicazioni contengono, tra l'altro, la descrizione della tipologia di anomalia riscontrata e l'invito a chiarire e fornire eventuale documentazione idonea nel caso in cui il contribuente ravvisi delle inesattezze nelle informazioni pervenute dalle amministrazioni finanziarie estere. Qualora il contribuente, ricevuta la comunicazione, capisse di non poter adeguatamente giustificare o difendere le anomalie riscontrate a proprio carico, può procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, versando le imposte dovute e le sanzioni ridotte, comprensive degli interessi.